passo per Bologna. In un bel pomeriggio di fine estate 2006, insieme alla Nikon 8008 decidiamo di fare un giro in città. Prima tappa, la Montagnola. Ammiriamo le due rampe di scale, le sculture e i rilievi di fine 800, ancora discretamente puliti dalla precedente generazione. Gigi, ti più fuori dal mountain un fenomeno, come sei vestito bene. Mi piacciono i tuoi blue jeans, la tua camicia, il tuo gilet. Ci dirigiamo verso il centro e dopo pochi minuti di buona camminata a darci il benvenuto è Garibaldi sul suo bel cavallo di bronzo. Proseguiamo ancora avanti per la via Indipendenza e siamo attirati da alcuni bellissimi palazzi porticati. Fat mander tu mamma a tornarla. Fat mander tu mamma. Arrivati in Piazza Maggiore, veramente maggiore con i suoi 7000 metri quadri, e da questa piazza a sud ammiriamo la Basilica di San Petronio, voluta dal comune nel 1390. Palazzo dei Notai, inizialmente vi erano uffici notarili, poi nel 1007 ospitò la Salara, ovvero il deposito del sale. Di fronte il Palazzo del Podestà, ex aula di giustizia. A ovest, Palazzo da Curzio, ora sede comunale. E per finire est, Palazzo dei Banchi, del 1412. Il nome deriva dalle ex botteghe dei banchieri. Decidiamo di tornare indietro di alcuni passi e incontriamo il Nettuno del Giambologna, finito nel 1565, e dai suoi oltre 3 metri di altezza e 22 quintali di bronzo è chiamato affettuosamente dai bolognesi il gigante. Facciamo ancora alcuni passi a ritroso, arriviamo all'incrocio di Ugo Bassi, Indipendenza, Risoli, e da qui la vista arriva alle due torri. Una molto alta e l'altra un po' meno. Sembrano madre e figlia. Questa ultima sembra voglia appoggiarsi all'altra. Siamo invitati a raggiungerle e in poco tempo arriviamo in Piazza Ravegnana con il benvenuto di San Petronio. A sud di questa piazzetta appare il Palazzo della Mercanzia. E tresche gnocche, sciocce, di tango c'è la macchina. A Ferrara i disen maio, a Cesena osce patacche. Sinistra e così arriviamo alla Basilica di Santo Stefano, riconosciuta anche come complesso delle sette chiese. Visitiamo l'interno della Basilica, il tetto capriata, la cripta, ma soprattutto il chiostro, stupendo con le oltre 100 colonnine binate. La Nikon ne approfitta ad immagazzinare diverse cose.
Lasciamo questo stupendo luogo di pace e di preghiera e torniamo alle nostre due torri. Alla base della più alta c'è l'ingresso della salita. In un piccolissimo sgabuzzino si trova una persona che ci chiede 3 euro per l'entrata. La Nikon può salire gratis. L'inizio della salita incomincia con una breve scala a chiocciola, poi diverse rampe di scale e pianerottoli in legno. In tanto ci fermiamo per ammirare il panorama esterno, il quale continuamente cambia con la salita, ma soprattutto le pause servono a prendere fiato. La Nikon appoggiata alla mia spalla sinistra non sembra stancarsi molto. Arrivati al 498° gradino, finalmente siamo in cima alla Torre Asinelli, a quasi 98 metri di altezza. Da questa posizione si ha una veduta mozzafiato della sottostante città e tutto intorno fino ai Colli Ungari. Piazza Maggiore, San Petronio, le varie strade di comunicazione, le torri non visibili da terra, con il centro Fiera, Porticella, Borgo Panigale. C'è il buon poeta, un cantautor, le un pufarol calvancio del Carsciant. Siamo calcante di guerra pur da maur, par quater gobbio al tira sotto quant. Me han voi stundler in cionste di tranquil, con sta mi canzunate spiga se, a canton in bisacca un bandolè. E persino San Luca dal suo colle sempre vicino a noi. A questo punto l'amico non esce allo scoperto e riprende volontà tutto ciò che vede. Ecco le prove, occhiatella ragazza, andiamo! Di Turdlon, Bainza, Macaron, dai cutuletti e dal furmai, da malpulpetti e i casagai, dopo la strincota la diaula, con di caplate il quinto in tavola. Il dal vindo so quanto budina cioccolata, parlo dopo un amare un caffè nigga e bo e bo ma adesso con la bocca e bo e bo ma adesso con la bocca. Al mur da dentro